Mancano ormai poche ore al fatidico match che tutti aspettiamo. E visto che l'altro giorno vi ho portato le 5 cose da sapere su Dustin Poirier, quest'oggi vi porto le 10 curiosità su Khabib. Il peso di Khabib durante il tempo libero fuori dai combattimenti si avvicina ai 90 kg. Il russo è noto per tagliare tantissimo peso e combatte nella divisione dei pesi leggeri a 70 kg, ma dopo il peso ufficiale riesce a recuperare quasi 6-7 kg prima di scendere sull'ottagono. Alcuni lo considerano barare, ma Khabib si attiene alle regole stabilite dall'organizzazione e queste regole sono uguali per tutti, quindi chiunque può usarle a proprio vantaggio. Khabib ama questo sport e questo è visibile dalla sua determinazione dentro e fuori dall'ottagono. Tuttavia, una cosa di cui molte persone non sono a conoscenza è che Khabib era stato lontano dall'UFC per 2 anni, dal 2014 al 2016. Ciò è dovuto ai continui infortuni che subiva in allenamento. Secondo le fonti, ad un certo punto aveva quasi mollato e aveva deciso di lasciare l'UFC, ma suo padre non glielo permise e lo motivò a continuare. E fece bene, dato che questo evento farà guadagnare a Khabib tra i 6 e i 7 milioni di dollari. Abdullah Manap, il padre di Khabib che ne pianifica la carriera sportiva fin da bambino, una volta ha detto che suo figlio non sarà in grado di combattere molto più a lungo dei 32 anni, perché probabilmente a 32 anni è l'età in cui le condizioni fisiche di Khabib diminuiranno molto velocemente e smetterà di combattere ai massimi livelli. E questo sembra essere confermato anche dall'atleta stesso, che in più occasioni ha dichiarato di essere agli sgoccioli della carriera e di attendere solo di combattere con i suoi 2 o 3 ultimi grandi ostacoli per poi ritirarsi da leggenda imbattuta di questo sport. Khabib adora il calcio, lo praticava fin da piccolo e tifa una squadra russa di nome Anzi. Ma oltre al calcio russo, Khabib adora soprattutto il calcio italiano. Difatti è stato visto spesso con maglie di Inter, Milan e Juve, è amico di Ronaldo e di Gigi Buffon e quest'anno è stato a vedere il derby di San Siro a Milano. L'orso è l'animale simbolo della Russia e addirittura i russi usarono un orso in alcune battaglie della Prima Guerra Mondiale. Ma Khabib, a differenza dei soldati russi, non combatte con l'orso, combatte contro l'orso. Difatti, come potete vedere da queste immagini, questo è Khabib all'età di 4 anni che impara le basi del sambo contro un cucciolo d'orso. Khabib riesce a eccellere in qualsiasi sport partecipi. Difatti è stato 2 volte medaglia d'oro al campionato mondiale di sambo, campione europeo di pancrazio e in MMA tocca l'apice, con il record di atterramenti eseguiti in un solo match ben 21 e soprattutto detiene il record di vittorie da imbattuto ben 27 senza nessuna sconfitta. Ma la cosa più spaventosa è che ha perso un solo round in tutta la sua carriera. Solo Conor McGregor è riuscito a infrangere questo record nel terzo round di UFC 229. Però nel round successivo è stato finalizzato. Come faceva notare GSP, nessuno ancora è riuscito a trovare una soluzione per risolvere il puzzle. Khabib con il passare del tempo si è migliorato parecchio ed oltre ad essere il miglior lottatore della storia, ultimamente ha dimostrato anche di essere un ottimo striker e con la sua iperdominanza dei match rischia seriamente di fregare il titolo di GOAT a Jon Jones. La Russia è il paese più grande del mondo ed è anche una delle nazioni più sportive. Basta guardare le Olimpiadi per capire quanto la Russia investa sullo sport. E Khabib in un paese così è la star sportiva più popolare con ben 16 milioni di follower su Instagram. Segue la Sharapova con 3 milioni e 6 e Fedor con solo 700.000. La parrucca di Khabib non è una parrucca, ma un copricapo tipico del Caucaso che si chiama papaka. È realizzato in pelle di montone e può essere regolato con una corda. Khabib
Khabib può vantare milioni di fan in giro per il mondo, ma c'è un fan che si è fatto notare un po' più degli altri, tanto da guadagnarsi l'appellativo di Mini Khabib. No, non parlo di Islam Makhachev. Parlo della bambina col papaca che Khabib ha portato nell'ottagono quando ha vinto contro Barbosa. Su di lei non si sa moltissimo, sappiamo solo che ama le MMA e che i genitori la portano agli eventi UFC dall'età di 5 anni. In questo ultimo anno sta diventando un po' la mascotte dell'UFC e molti fighter si fanno la foto con lei e con il suo prezioso papaca regalatogli da Khabib. Tuttavia c'è anche qualcuno che non gradisce la sua presenza. UFC 229, tutti pensavano che Khabib avrebbe sofferto parecchio il pressing psicologico di Conor McGregor, ma una volta nell'ottagono l'irlandese si è trovato di fronte ad un uomo cinico e spietato, che non vedeva altro che la vittoria. In a similar situation, cowers away. I can't hear what he's saying, but he's getting tagged. That's Khabib talking, he's not saying nice things. Ma non era la prima volta che succedeva, perché Khabib parla spesso ai suoi avversari mentre li picchia. Questo atteggiamento, unito a una dominanza sportiva incontrastabile, risulta essere molto demotivante per gli avversari. E magari questo è uno dei tanti segreti che rendono Khabib tra i tre più forti fighter della storia. He asked me what time is it? I wanna ask you guys what time is it?